Belle leggende, io sono Ale e oggi siamo qui ritornati con un nuovo video su Fortnite. Oggi ragazzi vedremo una partita che non mi sarei mai sognato di giocare. Senza parlarvi oltre, iniziamo subito. Bene ragazzi, siamo su Borgo Bislacco, conosciuto magari con Salty Springs, per chi conosceva meglio il gioco in inglese, anche perché nella versione in italiano è stato per lungo tempo nominato sempre come Salty Springs. Non mi sarei mai sognato di fare una cosa del genere, partiamo da questo presupposto, ed è stato possibile solo, tra virgolette, grazie alla nuova modalità team 20 vs 20. Succede che tutto il mio team, o almeno 9 decimi del mio team, atterra su Salty Springs. Io avevo scelto di atterrare lì essenzialmente per finire la missione, quella di atterrare 3 persone a Salty Springs, appunto a Borgo Bislacco. Me ne mancava solo uno, ho detto facciamolo, perché no. Succede che siamo gli unici che atterriamo a Borgo Bislacco, è una cosa davvero molto rara perché di solito ci atterrano tantissime persone, visto che c'è la missione appunto. E vedo che c'è un utente della nostra squadra che stava demolendo interamente una casa. Quindi dopo piano piano io ho deciso di dargli manforte, Miggy Zaza ha deciso di dargli manforte e si è unito tutto il team in quest'opera di demolizione intera della zona di Salty Springs. Ci ha detto fortuna anche per la tempesta, quindi una partita che non verrà mai più giocata. Abbiamo demolito interamente tutta la città, ragazzi. Ora state vedendo proprio il momento della demolizione. È stato molto bello poi vedere il risultato finale, ma non solo, è stato bello vedere anche quello che è successo dopo, perché dopo, ovviamente, alla fine, dopo aver lottato interamente i Salty Springs e dopo averla distrutta interamente, è bello vedere come ci siamo rapportati poi con le altre squadre, che nel frattempo non so che avevano fatto, perché il nostro team era praticamente intatto, siamo ancora in 15, ne mancavano però 52. Una partita, diciamo, non molto ricca di fight, infatti, perché io infatti non ho fightato per niente, ma come vedete ho un loot molto molto basic, perché essendo atterrati tutti su Borgo Bislacco, che ovviamente in quanto al loot non è pinnacoli pendenti, avevo solo 2 pistoline comuni con 19 colpi, quindi diciamo non un loot entusiasmante. Ma la partita è stata davvero emozionante. Ora, come vedete, sto uscendo. Guarda, cerco di demolire faccio gli ultimi ritocchi al mio progetto di demolizione intero della casa. E poi, guardate, tutti felici, tutto il nostro team felice, sto facendo gli ultimi ritocchi. Mi assicuro di aver demolito interamente tutta l'area, perché ovviamente è un'opera che non mi ricapiterà mai più, ragazzi. È una modalità che ho adorato, perché è una modalità molto creativa. Puoi fare quello che vuoi, decisamente qualsiasi cosa tu puoi farla. E poi la cosa bella è che c'è l'aumento di loot. Tutto di guadagnato. Nel frattempo Miggy Zaza 07 doveva andare a cena e quindi è andato AFK, quindi non ha potuto più continuare il gioco. Ho dovuto continuare finire la mia opera di demolizione da solo. Ecco, vi lascio al risultato. Allora, inizialmente avevano costruito una sorta di fortezza intorno alla città fantasma, perché effettivamente la città non esisteva più. La cosa bella è che tutto il team aveva tantissimo materiale, quindi è stata una partita mai vista, una partita molto molto tattica. Purtroppo il mio team, come vedete, non riesce a gestirsela molto bene, perché siamo già 12, però ne rimangono solo 25, quindi di fatto siamo un quarto praticamente di tutti i giocatori. Ci sono 5 team, insomma siamo messi discretamente bene. Il problema che penso che ha coinvolto me, ma penso che ha coinvolto tutto il team, è stato quello di non avere armi a sufficienza. Cioè, personalmente io andare a fare le kill da distanza
con la pistolina, insomma, diciamo, non essendo un giocatore molto forte, non era la cosa, non era il massimo, insomma. Poi un altro danno che è successo al nostro team, sfortunatamente, è che erano tutti non skinnati. Ora, non significa che quelli non skinnati siano deboli, ma tendenzialmente quelli con le skin sono più forti, quindi non c'era nessun pro all'interno del team, apparentemente. E insomma, sì, avete capito bene, non mi sono compreso, anche se sono skinnato, comunque non è che sono fortissimo, anche se in questa partita ero parecchio gasato. Ora, mi hanno colpito, quindi sto con 70 di vita, mannaggia a me. Però con la pistolina poco posso difendermi, anche perché una completamente scarica. Ora, come vedete, è molto divertente perché stiamo barricando praticamente tutto intorno a Borgo Bislacco. Io ho ancora 600 di legno, tantissimo materiale, guardate quante costruzioni. È stata davvero una partita sensazionale. Ora vediamo, siamo in ritirata, tutto il nostro team è in ritirata perché non riusciamo a contrastare questo team avversario, siccome hanno utensili, hanno strumenti più adatti di noi a combattere, sicuramente meglio di una pistolina, e quindi ci rifugiamo nella collina sovrastante. Ok, come vedete hanno costruito 17 scale con uno spreco edilizio enorme, insomma, diciamo che l'efficienza non è stata il massimo qui, ma ci capita la fortuna, l'airdrop che non prendo io, prendo un mio compagno, ovviamente non volevo fare l'egoista e prendermi tutto l'airdrop. Ora ragazzi, è il momento del fight, tra virgolette, decisivo, perché ci scontriamo con un altro team. Il problema è che ora i nostri iniziano a scarseggiare, diciamo, perché siamo solo 7, ora il fight diventa davvero aggressivo. La storm si riduce ai minimi storici e non è per niente facile sopravvivere a questa battaglia. Ok, c'è un altro con il Season Pass. Questo qui era molto forte, mi ricordo, del nostro team Degnot. Però ovviamente contro team con più armi di noi non è facile. Ora costruiamo una struttura di scale qui vicino al campo da basket, in modo tale da essere protetti e poter contrattaccare. Succede, ok, questa è una battaglia un po' statica, ossia di posizione, proviamo a colpirli io con l'M4 che ho trovato, ma sempre comunque uncommon, quindi nulla di particolarmente efficace, anche perché a quelle distanze con l'M4, diciamo, non è il massimo dello sport. Quindi insomma, questi primi tentativi, guardate che sniperata che ho lisciato. Questi tentativi sono abbastanza inutili e il nostro team non riesce in questo caso ad avere la meglio. Succede che qualcuno decide di andare avanti, ok, e mezzo team è a terra. Tra 2 minuti, ecco, inizia a stare a terra Degnot. E quindi insomma non si sa bene che fare, anche perché io non ho le armi adatte. Però decido di scendere, perché se muore il mio team io sono finito. Guardate cosa vi combino, io qui non l'ho capito, guardate. Bam, a terra Cookie Kingo. Ho fatto una kill mai vista, perché con la pistolina comune Non lo so come l'ho preso, sono riuscito a far sopravvivere il mio team perché c'era l'altro che stava per essere curato e abbiamo potuto continuare il fight. Il problema è che siamo 5 contro 14 e vedete, tutto il nostro team è a terra. E questo è il grande problema di questa partita, non siamo riusciti a controllare il nostro team. Provo a rianimarne qualcuno, ma come vedete purtroppo non ce la faccio, però mi prendo buon loot, almeno questo amico mio aveva il cecchino leggendario, era quello che aveva preso tra l'altro l'approvvigionamento, come si chiama, l'airdrop. Ok, come vedete però arrivano a pusharci, quindi io non ho tempo materiale per curare tutti i nostri compagni, rimaniamo solo in 4 e iniziamo ad avere la peggio, insomma. Qui mi vado a rifugiare, mi vado a rintanare come un camperone del bush, non si è scoperto, e sento dei passi sopra, quindi decido di svignarmela, ma poi mi rendo conto che sono da solo contro altre 10 persone dello stesso team. Ed è stata... e quindi
Fortunatamente trovo un jump pad e quindi volo via, sguizzo via con la jump. 1 contro 10 ragazzi, il mio amico è stato eliminato, io sono riuscito a fuggire grazie alla jump. Come vedete mi sparano, sono 10 contro 1. Purtroppo mi aveva visto, mi va a contropushare e come vedete stavo effettivamente 10 contro 1. Questo tizio balla, ma è stata una partita sensazionale e non riesco ancora a capacitarmi della kill con la pistolina che sono riuscito a fare. Ne vado fierissimo. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questo racconto del gameplay che ho fatto per le 20 vs 20. Arriveranno anche gameplay di Fortnite, ma prossimamente, ve lo prometto, io vi mando un salutone leggendario. Ci becchiamo come al solito alla prossima.